La parola a Carlo Magno. Buonasera, noi siamo abituati il mercoledì a fare queste riunioni che molte volte portano anche quasi allo sfinimento, perché ormai parliamo di ricostruzione da 2 anni e mezzo. Però come ci siamo resi conto, io ringrazio Nicola, Pina, Gasparrini e altri che si sono hanno preso a cuore questo tema importantissimo, e abbiamo visto la completa disattenzione da parte delle amministrazioni. Cioè, noi consideriamo l'artista come se fosse un elemento a parte di questa società. Io invece credo che, ma non perché sono il direttore dell'Accademia delle Arti, sono 40 anni che sto in mezzo agli artisti, è un elemento fondamentale che può percepire ciò che accade all'interno di una città, di una situazione, attraverso l'opera d'arte. L'opera d'arte considerata in senso lato, non riguardando la scultura, la pittura, la decorazione, quello che sia. Io credo che sia fondamentale, adesso mi dispiace che non c'è Santarì, che non c'è l'assessore, ma no, credo che sia opportuno che noi come assemblea faccia una richiesta che ci siano delle commissioni di artisti su un elenco, perché l'artista, guardate, è una parte democratico. Per quale motivo? Che l'artista è riconosciuto dalla società. Quindi io, se sono architetto, mi prendo una laurea e ho una categoria alla quale mi iscrivo. L'artista non ce l'ha, quindi è riconosciuto dalla società come elemento importante. Quindi nessuno pensa che l'artista è più democratico di degli ordini. Quindi, ma lo dico semplicemente perché io ci tengo che queste persone, che comunque, come vi dico, sono per me fondamentali, ma sono fondamentali per questa città, facciano parte delle commissioni. Allora, prima lo dicevo con Lea, e poi voglio ricordare un episodio che siamo riusciti con grande fatica a riportare qua all'Aquila, la Biennale di Venezia, con la Contestabile, Folci e Chen. Qual è stato il motivo? Mi sono perso nel discorso, però vorrei prima dire una cosa, che è importante che gli artisti siano nelle commissioni. Quindi è opportuno che l'Assemblea faccia una richiesta al comune, al dottor, all'ingegnere Santariga, che quando si istruiscono le pratiche ci siano delle persone che si occupano d'arte, che abbiano competenze in questo campo, e poi vedremo come è importante fare. Dopodiché si farà il concorso, come mi sembra dica la legge. Quando si fa il concorso concorreranno tutti gli artisti del mondo, che poi, però è importante che nell'istruzione della pratica ci siano all'interno di questa commissione ci sia anche come ci sta un ingegnere, ci sta un architetto, un urbanista, un geologo, e non vedo perché non ci debba essere questo elemento fondamentale di questa città. La cosa che dicevo prima, quando parliamo di opere d'arte, noi per riaprire San Massimo, riaprire nel senso che siamo riusciti a far sì che un evento della Biennale di Venezia è stato portato ad Aquila. Siamo voluti 3 mesi, ma 4 giorni prima siamo resi conto che non c'era quello, non si poteva passare il permesso, le cose. Quindi anche questa parte, questa disattenzione nei confronti dell'arte da parte dei cittadini che ci governano, quindi i nostri eletti, purtroppo, è completamente è palese. L'ultima è la piattaforma che hanno fatto davanti alla chiesa di San Silvestro. Immaginate, davanti a un monumento che forse è uno dei primi che abbiamo avuto in questa città, hanno fatto una piattaforma, siamo stati noi a sollecitare affinché quello scempio non accadesse. Ma perché? Perché le amministrazioni non hanno la sensibilità di capire che non era provvisoria, perché mi stupisce il ingegner Marchetti abbia detto sì, ma era provvisoria, lo ha detto, poi si è ripreso, dice poi le cose provvisorie diventano definitive. Non si può sfregiare una piazza in quel modo. Se voi vedete alcune situazioni, quali puntellamenti, hanno tagliato le finestre del 700. Adesso che le imprese non siano non preparate a fare questo tipo di lavoro, ma è importante che poi noi... Ma sì, hanno messo... Adesso non scendo nel particolare perché sarebbe complicato, ma io capisco che nella fretta si possa fare tutto, ma dopo 2 anni e mezzo non si può pensare di rovinare quello che abbiamo. O pensano che ciò non si ricostruisca più e quindi la nostra memoria storica viene cancellata, o è opportuno che noi invece prendiamo atto, dobbiamo essere delle sentinelle, e quindi noi faremo, almeno spero come assemblea, delle sentinelle della città per quanto riguarda non solo la parte artistica, ma di tutti i monumenti di questa città. Voi pensate che hanno puntellato tutto il che si poteva puntellare.
e forse molte cose andavano comunque già consolidate e ricostruite. Ma ritornando alla nostra funzione, oggi ci sono dei depositi di amianto in giro e nessuno se ne preoccupa. Un'altra cosa è il degrado completo, molte strade sono state aperte, anche se non c'entra con questa situazione. Ma noi vediamo la spazzatura, l'immondizia, ancora i detriti, i rifiuti. Siamo passati 2 anni e mezzo, ma che aspettiamo? Questa città crolli da sola per poi dire vabbè, non si può fare più niente, oppure vogliamo che si ricostruisca? Io spero che l'ingegnere Santarica, quello che ha detto è vero che loro hanno, ma in realtà vanno talmente lenti che ci vorranno 40 anni per fare quello che dobbiamo fare. Qui bisogna dire, oggi il senatore Lombardi sul giornale dice che il comune non è riuscito dopo 2 anni e mezzo ad avere una sede unica, cioè non è che ci voleva tanto, ci voleva fare una di questi mappe che hanno fatto per il giro. Quindi in pratica, ecco, noi dobbiamo essere delle sentinelle affinché questa città non vada verso il degrado. Grazie.